Se ti è mai capitato di pagare qualcosa con il telefono, di trasferire del denaro con un'app o controllare il tuo estratto conto online, allora fai parte di un'innovativa industria multimiliardaria chiamata FinTech. FinTech è l'abbreviazione di Financial Technology, ovvero tecnologia finanziaria. Il termine FinTech include moltissimi prodotti, tecnologie e business model che stanno cambiando l'industria dei servizi finanziari. Si riferisce a pagamenti senza contanti, piattaforme di crowdfunding, robo-advisor e valute virtuali. Quindi, ogni volta che doni alla campagna Kickstarter di qualcuno oppure trasferisci del denaro tramite email, si tratta di FinTech. E questo è solo l'inizio. Ci troviamo nel pieno di un cambio di paradigma, un inevitabile progresso all'insegna della semplicità. Centinaia di aziende stanno cercando di distruggere le industrie bancarie e finanziarie cambiando le modalità in cui paghiamo e prendiamo del denaro in prestito. Gli investimenti mondiali nel settore del fintech hanno raggiunto quasi i 100 miliardi di dollari dal 2010. Solamente nel 2017 gli investimenti sul fintech sono aumentati del 18%. Le startup focalizzate su pagamenti e tecnologie di prestiti hanno ricevuto la maggior parte dei fondi. Le startup non sono le uniche ad essersi avvicinate al fintech, anche alcuni big player come Apple e Alibaba stanno investendo sul settore. Basta pensare a servizi come Apple Pay ed Alipay. Il motivo di questi investimenti? Gli utenti si stanno avvicinando velocemente al fintech. Nelle prime 20 economie al mondo, una persona su tre riferisce di aver usato almeno due servizi fintech negli ultimi 6 mesi. Cina e India sono i paesi principali in cui più del 50% dei consumatori utilizza servizi come trasferimento di denaro, pianificazione finanziaria, prestiti e assicurazioni. La tecnologia finanziaria ha riempito un vuoto per le persone che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali. Infatti, si stima che quasi 2 miliardi di persone al mondo non abbiano un conto in banca. Adesso, grazie al fintech, basta un cellulare per contrarre un prestito o un'assicurazione. Per esempio, in Kenya è stato sviluppato un sistema bancario per cellulari chiamato M-Pesa. I keniani accedono al proprio conto tramite un cellulare per trasferire denaro, pagare le bollette o contrarre un prestito. Ad oggi si stima che il 96% dei nuclei familiari utilizzi M-Pesa e, secondo uno studio, ha aiutato circa il 2% delle famiglie keniane ad uscire dalla povertà estrema. L'ascesa del fintech ha costretto istituti di credito, assicuratori e gestori di patrimoni tradizionali ad approcciarsi alle nuove tecnologie. Per esempio, i gestori patrimoniali devono competere con i robo-advisor dei servizi automatizzati di pianificazione finanziaria che, grazie a degli algoritmi all'avanguardia, sono disponibili 24 ore su 24 e possono essere più economici dei gestori patrimoniali tradizionali. Infatti, alcuni robo-advisor gestiscono già miliardi di dollari. Come ogni industria in crescita, il fintech comporta dei rischi e alcuni legislatori non riescono a tenere il passo dell'innovazione. Basti pensare alle piattaforme di prestito peer-to-peer, grazie alle quali le persone possono prestare e prendere in prestito del denaro senza passare per una banca. Rispetto alle banche tradizionali, questi servizi potrebbero non essere tenuti a mettere da parte così tanto denaro in caso di insolvenza dei clienti sui loro prestiti, comportando un rischio sia per le aziende che per i consumatori. Un'altra importante preoccupazione è la privacy dei dati. Man mano che i servizi finanziari diventano digitali, gli attacchi informatici diventano un rischio sempre più importante. Per molte aziende e clienti, il fintech è più che una moda, è una grande opportunità di business.